In un periodo di forte crisi economica, il Comune di Napoli scende al fianco delle persone che vivono situazioni di disagio ed istituisce sul territorio un servizio di ascolto, informazione ed orientamento. L'iniziativa nasce su impulso dell'assessorato al welfare, con la collaborazione degli ordini professionali, degli psicologi, avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro. 10 sportelli saranno attivi nelle municipalità, presso gli URP e i centri di servizio sociale territoriali, per offrire sostegno ai cittadini che ne fanno richiesta. Ci organizziamo, ci attrezziamo per rispondere più adeguatamente alla crisi che sta producendo, come era prevedibile che accadesse, effetti assolutamente indesiderabili e talvolta devastanti. Spesso si ha l'impressione che le persone siano lasciate sole, si perde il lavoro, un'impresa fallisce, si perde la casa e la gente si dispera. Le istituzioni, soprattutto quelle nazionali, avrebbero il compito di promuovere politiche del lavoro, dell'occupazione, servizi in quantità e per qualità adeguate e misure di contrasto alla povertà. Questo non sta accadendo. Dall'assistenza legale a quella amministrativa e fiscale, i professionisti individuati dagli ordini forniranno gratuitamente anche prestazioni di tipo psicologico e sulle problematiche connesse ai rapporti di lavoro. L'obiettivo è fornire spunti e suggerimenti utili per aiutare chi ha più bisogno a superare il momento di difficoltà. Gli ordini professionali, dipende dalla loro funzione sociale, quindi in questo servizio di volontariato si prestano a essere intermediari rispetto a tanti problemi che hanno i cittadini, la nostra regione, la nostra città. Noi formeremo un'informativa e un orientamento ai disagiati, già abbiamo un'esperienza col Comune di Napoli che sono ambienti, quindi su questo tema ci muoviamo, l'avvocato è sempre presente quando c'è un disagiato, un marginale nella nostra realtà sociale, siamo i primi a indicare la strada per il riconoscimento dei loro diritti.